Comes the music. Electric Lara. Ciao a tutti, sempre Santiago al microfono e ben ritrovati a Il Salotto di Electric Lorem, programma radiofonico dedicato al mondo delle label, artisti emergenti e amanti della buona musica elettronica in onda come sempre tutti i sabati alle 00:45 su Radio Città del Capo. Questa sarà una puntata veramente speciale. L'artista che vi sto per presentare si è diplomato al Conservatorio di Bologna in chitarra ed è sempre lì che ha approfondito il suo percorso completando la triennale di musica elettronica. L'artista che vi proporrò questa sera si chiama Caterina Barbieri e tra pochissimo parlerà ai nostri microfoni raccontando il suo percorso artistico. Ora vi lascio all'ascolto di una piccola parte del set creato appositamente da Caterina per la trasmissione di questa sera e vi ricordo che potete trovare gli approfondimenti, ascoltare le repliche della nostra trasmissione o leggere news e aggiornamenti digitando semplicemente Electric Lorem su Google. In questo modo avrete a disposizione i nostri canali, sbirciare il nostro percorso e ascoltare i set passati, ma allo stesso modo potete seguirci anche nelle rubriche di Electric Lorem che si trova nel portale di Maccheroni Elettronici. Ritorniamo in studio, sempre Electric Lorem, sempre Radio Città del Capo. Così come accennavo precedentemente, questa sera avremo Caterina Barbieri qui in studio con noi, la intervisteremo, ci racconterà un po' il suo percorso artistico per voi che comunque ascoltate questa sera. Come sottofondo sta andando un suo set, in realtà sono delle tracce tratte da un suo album che aveva fatto precedentemente, che ovviamente lei adesso ci racconterà. E quindi di conseguenza un po' vi siete fatti l'idea con che artista abbiamo a che fare questa sera. Ciao Caterina. Ciao. Benvenuta. Grazie. Io sono felicissimo di intervistarti e non, cioè sappi che non lo dico spessissimo. In realtà ti ho scoperta per caso su internet ascoltando le tue produzioni, diciamo, quello che comunque si riesce a cercare su internet, sono rimasto veramente affascinato. Poi sto ascoltando questo set che tu hai preparato per la nostra trasmissione, io sono veramente emozionatissimo. Grazie, mi fa piacere anche a me essere qui. Bene. Come abbiamo già ascoltato un po' nel tuo set, tu hai come dire, queste sonorità molto morbide, no? Un po' scure, larghe, sperimenti molto con i suoni e quant'altro. Vuoi raccontarci un po' la tua storia e poi magari ci colleghiamo un po' a come sono le tue produzioni, diciamo? Sì. Allora, io ho iniziato a lavorare a questo album a Stoccolma, dove ho studiato in Erasmus musica elettronica al conservatorio, e ho avuto appunto la possibilità di iniziare a lavorare in questi studi di musica elettronica che si chiamano EMS e che sono appunto retti dallo Stato svedese ed è un po' rappresentano il centro, diciamo, di sperimentazione e di ricerca musicale. In questi studi hanno alcuni sintetizzatori analogici vintage e quindi ho iniziato a lavorare con un sistema 200 bucla e è stato proprio un colpo di fulmine. Non avevo mai lavorato prima con sintetizzatori modulari e è stata un'esperienza completamente che ha rivoluzionato il mio approccio alla musica e ha avuto un impatto veramente forte su tutta la mia vita, proprio ha influenzato a livello olistico, quindi è stata un'esperienza incredibile e da cui poi appunto ha avuto origine anche un po' la ricerca di un mio stile musicale. Prima avevo studiato a Bologna, ho un background comunque classico di musicista
classica perché ho appunto studiato chitarra nel conservatorio, okay. Poi dopo musica elettronica, però diciamo che l'incontro con il bucla, la sintesi appunto, quindi l'uso di suoni sintetici e un po' la sperimentazione con forme d'onda primarie pure semplicissime, è stato un po' il mio personal Big Bang, diciamo, da cui è originato tutta... Ti sei aperto un mondo in poche parole. Sì, assolutamente. Ok. Quindi niente, come dire, dette queste cose qui, io farei ascolterei un po' del tuo set, di modo che chi ha già iniziato ad ascoltarlo magari approfondisce un po' il suono e poi magari ritorniamo in studio e continuiamo con l'intervista. Siamo di nuovo in studio, sempre Electric Lorem, sempre Radio Città del Capo, sempre Santiago e Caterina Barbieri qui in studio con noi. Abbiamo ascoltato un po' ancora il suo set e quindi ci siamo resi conto di che cosa stiamo parlando questa sera. Questa sera è una puntata molto particolare, siamo usciti un po' fuori da quello che era il contesto delle puntate precedenti e siamo scesi veramente nello specifico della musica elettronica, ritornando veramente quasi alle origini, no? Caterina, tu ci stavi precedentemente raccontando appunto il tuo percorso, no? Tu hai iniziato dalla chitarra, musica classica, poi hai fatto il conservatorio sempre musica elettronica qui a Bologna e poi casualmente ti sei spostata da tutt'altra parte per approfondire appunto questo tuo percorso di studi. Che esperienza hai avuto andando appunto a Stoccolma dove... Sì, allora, innanzitutto ho scelto Stoccolma perché qua a Bologna, anni fa, quando ero adolescente, c'era un festival bellissimo di musica elettronica che si chiama Netmage Festival, mm-hmm. che aveva luogo a Palazzo Renzo e veramente sarò grata per tutta la vita a questo festival perché mi ha iniziato all'ascolto della musica elettronica sperimentale, quindi sicuramente sono molto felice appunto di aver avuto questa possibilità a Bologna comunque di ascoltare artisti da tutto il mondo perché veramente invitavano artisti di grossissimo calibro, cioè ho visto i Silver Apples, ho visto Keiji Anno, ho visto un sacco di artisti che poi sono diventati degli idoli per me. E appunto in occasione di questo festival ascoltai alcuni artisti svedesi per cui di Stoccolma, insomma, per cui diciamo che mi attraeva molto come meta e in effetti è una città che ha una fortissima tradizione di musica elettronica, proprio cioè andando indietro negli anni, dagli anni insomma 60 in poi ci sono stati un sacco di sperimentatori, hanno una tradizione soprattutto di poesia sonora eccetera eccetera e in particolare hanno appunto questo centro musicale, gli studi dove danno la possibilità tramite residenze, tramite corsi di approfondire appunto la musica elettronica e anche il conservatorio è un conservatorio molto, molto all'avanguardia con un sacco di tecnologie, di supporti insomma per gli studenti e quello che mi è servito soprattutto è proprio l'esperienza formativa in realtà al conservatorio per il tipo di attitudine, di approccio all'insegnamento che hanno e che è molto diverso da quello che c'è qui perché appunto c'è quest'idea comunque di professionalizzare, responsabilizzare l'allievo diciamo
cercando di sviluppare quella che è la sua personalità artistica. E questo ha veramente rivoluzionato il mio modo di approcciarmi alla musica, perché qui invece diciamo che sentivo molto il peso dell'accademia. In Italia abbiamo una grossissima frattura tra il pensiero accademico, la realtà accademica e invece la realtà esterna, appunto underground o comunque di produzione musicale che è esterna a quella dell'accademia. Invece a Stoccolma, in generale un po' nel nord Europa, questa frattura non c'è assolutamente, sicuramente anche perché non sono schiacciati dal peso della storia come siamo noi italiani, che abbiamo ovviamente una storia gloriosa e quindi questa cosa è bellissima, nel senso che tantissimi musicisti di là che si esibiscono in festival assolutamente appunto underground, non accademici, però vengono dall'accademia. Quindi questa cosa è bellissima, cioè la possibilità di poter sperimentare all'interno dell'università è stupendo, e penso che Stoccolma sia un caso abbastanza speciale da questo punto di vista, perché sono molto aperti di mente, e questa è stata l'esperienza che mi è servita di più proprio per sviluppare anche quella che era la mia personale ricerca musicale. Poi ovviamente la società, insomma, si sa che la società lì funziona molto bene, quindi certo, anche per gli artisti ci sono molti supporti economici, insomma un livello di integrazione nella società, diciamo che è un mondo completamente opposto rispetto a quello che noi quotidianamente viviamo qui. Sì, sembra quasi un mondo fantastico, no? Così come un po' la tua musica rappresenta quello che tu realmente fai, no? Sì, io quando sono arrivata agli studi lì, cioè, non ci credevo che fosse possibile, cioè sembrava il paradiso, perché comunque sono aperti 24 ore. Sto dormendo, non svegliatemi, esatto. Tipo una roba del genere. Poi è un modello di società ideale, perché comunque c'è questa idea di lavorare negli studi tutta la notte, sempre a contatto con le macchine, quindi cioè, mi sembrava di essere circondata da cyber, robots ovunque. Fantastico. Quindi è il mio sogno proprio, stupendo. Bene, allora continuiamo ad ascoltare un pezzo del tuo set e poi ritorniamo in studio che ti bombardo di domande, questa sera ti massacro. Dai, ci vediamo dopo. Tornati in studio, sempre Caterina con noi questa sera per Electric Lorem su Radio Città del Capo. Caterina è una ragazza che ci sta raccontando veramente delle esperienze meravigliose, un percorso di studi molto particolare, ha fatto veramente mille cose, mille esperienze, no? Tutte quante molto positive. Detto questo, e detto quello che comunque tu ci hai raccontato precedentemente, volevo chiederti appunto, scendendo nello specifico delle tue produzioni, come lavori, che tipo di attrezzatura utilizzi, che macchine usi, come interagisci? Ok, scendendo nello specifico dell'album da cui sono tratti molti, insomma i primi pezzi del set eccetera eccetera, che si chiama Vertical, ho lavorato esclusivamente con appunto questo sintetizzatore analogico che si chiama Bucla, in particolare una serie di moduli che si chiama anche la serie di moduli 200, e diciamo che l'uso di suoni sintetici è stata l'ispirazione principale di questo album, quindi ho esclusivamente usato suoni di sintesi più alcune registrazioni vocali della mia voce e alcune registrazioni di una cantante invece svedese che si chiama Ellen Arklow. E diciamo che la sintesi è una delle mie grandi passioni, perché l'uso di suoni sintetici piuttosto che non. Allora, diciamo che la devo sintesi fartela io questa domanda. Ma era un po' per tirare le fila. Sì. Perché la sintesi innanzitutto permette di produrre suoni, timbri diciamo molto ricchi e complessi che non esistono in natura,
e quindi ovviamente apre orizzonti timbrici nuovi e sempre cambiati. E poi perché la sintesi permette di avere un controllo davvero infinitesimale sui fenomeni, diciamo, acustici del suono e psicoacustici, per cui ti permette proprio di modellare le proprietà fisiche del suono, no? Come tu vuoi, come tu desideri. E in particolare il buco è uno strumento che nasce per essere uno strumento comunque da studio, uno strumento sperimentale, quindi veramente permette appunto di dare corpo a quelle che sono le tue fantasie, insomma, sonore, e avere un controllo molto raffinato sul suono, no? Poter proprio scolpire dei paesaggi, insomma, sonori. E questa è stata l'ispirazione dell'album, per cui io fondamentalmente sono partita da sessioni improvvisative sul sintetizzatore. Era proprio un flusso di coscienza per me estremamente terapeutico, tra l'altro, perché passavo ore senza accorgermene. E ci tengo a dire che appunto non è uno strumento in cui si sentono i limiti, no, tipici della macchina, perché comunque è uno strumento estremamente organico, vivo, cioè crea processi sonori in costante evoluzione, e inoltre permette di creare musica in real time, quindi interagendo, cioè con lo strumento, non con l'idea, diciamo, del computer, che invece c'è una logica più discreta, perché tu hai l'idea, poi la realizzi, poi l'ascolti, e non c'è questo invece approccio un po' più istintivo, viscerale, che puoi avere con quello strumento lì. Quindi praticamente per la produzione del tuo album è stata così iniziato e buttato tutto giù di botto, così come è venuto? C'è stata un'idea studiata all'inizio? Questa fase un po' di laboratorio in cui ho improvvisato, però poi nel tempo, diciamo, che ho creato delle patch all'interno appunto sopra il synth che mi piacevano, e dopo ho registrato tracce separate, singoli, diciamo, strati, perché comunque è un album che appunto si basa molto su la sovrapposizione di diversi pattern ritmici. L'idea era un po' quella di coniugare alcuni aspetti delle musiche minimaliste, che appunto lavorano con patterns che poi vengono stratificati e sfasati, per cui c'era questa idea appunto di recuperare alcuni aspetti delle musiche minimaliste e creare delle poliritmie con questo approccio, quindi registrando, diciamo, vari ritmi e poi dopo stratificandoli e dall'altra parte anche sviluppare alcuni aspetti della musica tecnica, quindi più beat oriented, ma in realtà con un approccio assolutamente sperimentale, certo, per rispettare così come sentiamo comunque assolutamente in quello che è quello che stiamo appunto ascoltando come sottofondo, sì, mentre tu stai parlando. Niente, allora facciamo una piccola pausa, così ti faccio delle domandine e nel frattempo gli altri possono ascoltare tranquillamente quello che sinora comunque hai detto, confermato. Quindi ci vediamo fra un po'. Sempre in studio con Caterina, io ripeto, sempre in studio, però in realtà è piacevole stare con te in studio, perché comunque racconti molto bene quello che è il tuo percorso artistico.
Passare dalle produzioni a magari facciamo un passo indietro o un passo avanti, non lo so come definirlo, cioè come poter essere più preciso. Volevo chiederti che artisti ti piacciono o che artisti ammiri o comunque che artisti ascolti per poi arrivare a quelle che sono le tue produzioni o semplicemente ascolti della musica e le produzioni vengono poi da sé per altri motivi. Però sì. Che artisti ti piacciono? Ma allora, diciamo che una tradizione musicale che sento molto affine è comunque la tradizione del minimalismo. Quindi mi piacciono, insomma, compositori come Steve Reich, Terry Riley, Lamont Young. Sono artisti che, appunto, secondo me sono immensi e che hanno rivoluzionato davvero il pensiero musicale occidentale e hanno avuto, diciamo così, un'influenza, un impatto poi nello sviluppo di tradizioni musicali che non sono soltanto quelle dell'ambiente accademico, ma sono, cioè, dalla techno alla musica prog, alla musica cosmic, crowd, eccetera, eccetera. Quindi se appunto dovessi pensare ad artisti che hanno ispirato sicuramente il mio modo di vedere, penserei subito a loro. Poi, detto questo, diciamo che artisti viventi che ispirano, anche loro sono viventi, anche i miei viventi, infatti. Però diciamo artisti che più, diciamo, più che hanno iniziato a, appunto, fare produzioni più recentemente, che mi hanno sicuramente influenzato, sono artisti che vengono pubblicati dalla stessa etichetta che ha pubblicato la mia musica, che si chiama Important Records, un'etichetta americana, che, diciamo, è un'etichetta abbastanza difficile da classificare, nel senso che da una parte pubblica alcune, diciamo, gemme della musica avant-garde anche del passato proprio, quindi ha prodotto molti dischi di compositori anche minimalisti come Paulino Olivero, Celia Radig, eccetera eccetera. Dall'altra produce alcuni gruppi che sono invece assolutamente psichedelici, più, diciamo, legata a tradizione magari rock, e poi ha, diciamo, negli ultimi anni catalizzato intorno a sé una scena neominimalista che appunto fa anche largo uso, appunto, di suoni sintetici, eccetera eccetera. Uno dei primi artisti che veramente mi ha colpito tantissimo si chiama Ele, è un artista molto misterioso, nessuno sa chi, insomma, nessuno, diciamo che a livello, appunto, di opinione pubblica è molto difficile sapere chi sia, perché appunto si mantiene l'anonimato, non suona in giro, fa soltanto questi dischi dalle grafiche incredibili, bellissime, e mi ricordo che mi influenza tantissimo la sua musica perché lui fa uso di suoni sintetici e ha un minimalismo incredibile. Uh-huh. E mi piacque tantissimo questa idea di trarre delle geometrie, delle architetture proprio minimali dall'ascolto di onde sonore pure, semplici. E quindi diciamo che la sua musica sicuramente ha molto rafforzato in me questo interesse, appunto, nel creare delle geometrie molto concettuali, così astratte, dai suoni semplici, perché il suono, insomma, proprio scomposto nelle sue componenti più essenziali è delle mie principali ispirazioni. Okay. E poi, oltre a Ele, mi piace tantissimo Alessandro Cortini, che è italiano, tastierista dei Nine Inch Nails, e che ha prodotto con l'Important una serie di dischi esclusivamente realizzato, appunto, con il Bukla Easel. Questa serie di dischi si chiama Forse, ne ha prodotti tre e sono incredibili, mi piacciono tantissimo. Lui è, vabbè, ha un grandissimo talento nel fare le melodie, forse è il talento italiano per la melodia, non lo so, però sono melodie sempre straessenziali, quindi molto classiche da un certo punto di vista, sempre, insomma, trasfigurato, perché poi lui usa molti effetti e quindi diciamo che c'è sicuramente un po' questa idea anche ambiente di
far rivivere il suono sintetico nello spazio, riregistrandolo. Ok, ti volevo chiedere, visto che comunque tu hai fatto anche musica classica, quindi chitarra, la musica classica ha influenzato quelle che comunque sono le tue produzioni oppure no? Ma guarda, in un primo periodo della mia vita, cioè della mia vita musicale appunto legata alle più recenti produzioni, ho pensato diciamo che la musica classica fosse un capitolo della mia vita chiuso e in qualche modo ho un po' rinnegato, no, il mio passato. In realtà mi accorgo che lo studio che ho fatto sulla chitarra e in generale lo studio al conservatorio di musica classica ritorna tantissimo rielaborato a livelli di coscienza che magari io non razionalizzo, ma che sicuramente influenzano il mio modo di fare musica e fanno anche la differenza, nel senso che comunque quello che mi ha insegnato musica classica è la disciplina, la perseveranza, la costanza, che sono qualità secondo me bellissime. E in generale anche comunque gli strumenti, diciamo, per effettivamente dare corpo a quelle che sono le idee, non lasciarle semplicemente nell'impero della mente, quindi anche appunto l'idea del lavoro artigianale sulla musica, certo. No, che magari è una componente che se non avessi studiato musica classica avrei conquistato con maggior fatica. Poi ovviamente io ascolto musica classica, mi piace tantissimo, prima parlavamo di Bach, lui è un grandissimo idolo. Infatti sì, un po' pazzerello, un po' strano come compositore, vero? Sì, però in effetti sì, è vero. Fatto questo viaggio nella musica, Caterina, abbiamo parlato di produzioni, musica classica, ambient, artisti che ti piacciono, che cos'è la musica per te? Allora, e qui vediamo Caterina che tira fuori un'arma dalla sua borsa. No, non è una domanda semplice, però la musica per me è uno strumento per sviluppare la coscienza di se stessi e sviluppare, diciamo, un contatto con se stessi e accedere a stati di coscienza più elevati. Suona una cosa molto astratta, in realtà per me non lo è assolutamente, nel senso che io tramite la musica ho diciamo imparato a gestire molto di più le mie energie psichiche e a conoscere me stessa. Io sono al di là di me stessa, diciamo, conoscere appunto le mie energie psichiche e anche farle, diciamo, entrare in circolazione col resto del mondo. Eliane Radigue, che è questa compositrice francese appunto che ha lavorato anche lei soprattutto con sintetizzatori eccetera, una grandissima compositrice veramente, lei dice che la musica, insomma, parla di musica for the sake of perceptual insight, quindi c'è questa idea appunto di della musica come una disciplina che permette di sviluppare coscienza e soprattutto di, diciamo, accedere a stati meditativi. Però la musica è meditazione, detta in parole più semplici. Quindi diciamo che ascoltare un suono e sviluppare appunto l'abilità di ascoltare un suono in maniera acuta, evoluta e raffinata permette davvero di accedere a stati psicofisici elevati, insomma, e aprire orizzonti percettivi nuovi. Quindi la musica è uno strumento appunto per aprire nuovi orizzonti percettivi. Perfetto, allora facciamo così, facciamo un altro piccolo viaggio in quello che è il tuo set e poi magari passiamo i saluti dopo. Sì, come la vedi? La vedo bene. Mi passi i contatti così chi ci sta ascoltando può cercarti su Google e poi facciamo i saluti. Perfetto. Dai, a dopo. Thank you.
Eccoci, ritorniamo in studio, il momento triste della puntata. Siamo ai saluti, Caterina. Allora, prima di salutarci, ovviamente ringraziarti per avermi regalato questa intervista, per aver fatto ascoltare ad altre persone quello che comunque è il tuo mondo, no? Io volevo chiederti appunto se potevi dirci quali sono le tue pagine per ascoltarci. Da scherzo, faccio uno stupido. Se vogliamo cercarti su internet, vogliamo, sì, googolare un po' per... Ma tutte le cose che ho prodotto sono sotto il nome Caterina Barbieri, a parte una rivista che ho fatto sotto il nome Morbida, che prima all'inizio è usato l'aggettivo morbida. Morbida, sì. Però appunto c'è il mio sito www.caterinabarbieri.com, poi ho SoundCloud, insomma. Ok, detto questo, Caterina, ti annuncio che comunque ci sarà l'articolo, e comunque per chi volesse approfondire nella rubrica di maccheroni elettronici, nella rubrica di Electric Lorem sul portale di maccheroni elettronici, appunto ci sarà l'articolo di Caterina con la puntata e tutto quello che comunque sono i suoi link, il suo percorso, la sua biografia. Quindi chi volesse approfondire, oltre che farlo immediatamente con i vostri telefonini, potete farlo poi successivamente sul portale di maccheroni elettronici. Allora, Caterina, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Quindi niente, ti devo salutare. Che momento triste. Ne faremo una ragione. Dai, sì, ce ne faremo una ragione. Niente, finiamo di ascoltare il set fino alla fine della puntata e grazie veramente ancora di cuore. Dopo questa chiacchierata meravigliosa con Caterina Barbieri, Santiago vi saluta e vi augura un buon proseguimento di serata, lasciandovi così all'ascolto del set, e vi ricordo che andremo nuovamente in onda sabato prossimo sempre alle 00:45 dopo il TG. Electric Lore, Santiago, Caterina Barbieri, Radio Città del Capo. Ciao ciao!
the music. Electric Lion.